chiederei un po' come è nato questo libro, che è un libro un po' particolare anche come forma. Sì, e Amianto è nato da una questione quasi burocratica, nel senso dovevo provare a ottenere il riconoscimento dell'esposizione professionale da Amianto in una vertenza contro praticamente l'INPS, che è l'ente pensionistico italiano, diciamo una vertenza quindi nel Tribunale del Lavoro, volta a ottenere semplicemente tecnicamente una riqualificazione della reversibilità della pensione di mio padre, ormai defunto, nei confronti di mia madre. Che non era ovviamente una questione di tipo economico, perché stiamo parlando di una cifra abbastanza ridicola, diciamo che dopo aver vinto e ottenuto questo riconoscimento la pensione di mia mamma è aumentata di 70 euro al mese, quindi non è una questione di tipo economico, però riconoscere l'esposizione professionale significava che fosse ammesso l'impatto che il lavoro aveva prodotto nel corpo e nella salute di mio, e quindi di conseguenza nella morte, nella malattia e nella morte di mio padre. Quindi avevamo accettato di fare questa cosa non per delle ragioni economiche, che sarebbero state anche accettate nel caso di una forte sanzione contro il datore di lavoro, ma semplicemente di un piccolo riconoscimento che però ammetteva il valore sociale, il peso che l'industria pesante aveva avuto nella storia professionale di mio padre. Per realizzare, nel corso di questo processo dovevamo portare tutta una serie di evidenze, alcune di tipo sanitario, altre di tipo burocratico, ma soprattutto contava molto la ricostruzione del curriculum professionale. Questo era molto complesso perché dovevamo mettere insieme dei tasselli molto dispersi di un mosaico frantumato, perché mio padre era stato un trasfertista, cioè aveva lavorato negli anni, sulla fine del boom economico, anni 60 e poi anni 70, aveva lavorato per tutta Italia costruendo nuovi impianti industriali come saldatore o carpentiere in ferro nella grande industria, o diciamo facendo manutenzione di impianti a regime, e quindi lavorava nel campo come metalmeccanico nel comparto più specifico o della siderurgia o del petrolchimico, quindi soprattutto nella zona del triangolo industriale, quella zona collocata nel nord, nel settentrione, fra Milano, Genova e Torino, dove stava il grosso delle imprese di questo tipo, e qualcosa anche nel nord-est, ma poco, e talvolta delle spedizioni anche nel meridione, tipo a Taranto. La cosa che a un certo punto mi aveva colpito è che mentre io ricostruivo questo percorso assieme a mia mamma, che era lei la titolare del procedimento nel Tribunale del Lavoro, io mi rendevo conto a un certo punto che questo puzzle che stavo mettendo assieme si sovrapponeva con il panorama industriale italiano, e praticamente gli spostamenti nel panorama industriale di mio padre costruivano una mappa delle nocività e di tutte le situazioni critiche di tipo ambientale che oggi abbiamo in Italia. Quindi non era solo una storia del passato di un singolo lavoratore, ma era una storia del presente, e implicava il fatto che tutti questi luoghi in cui lui aveva lavorato ieri oggi sono al centro di grossi problemi, o di bonifiche, o di problemi di tipo ambientale, o di zone urbane che si stanno spopolando per la fine della grande industria, per la dismissione industriale. Quindi c'era tutta una serie di problematicità che emergevano, e a un certo punto mi sono reso conto che non era solo la storia di mio padre, ma era la storia di un pezzo di classe operaria, ma era la storia di un pezzo del paese. Quindi in quel momento lì che hai pensato questo potrebbe essere materia di un libro, perché non parla solo a me e agli amici di mio padre, ma è un omaggio privato a un defunto, ma è un libro che parla al presente, quindi può essere letto da chiunque sia interessato a queste questioni. Avevi questo materiale e tu avevi già esperienze precedenti di scrittura, di traduzione, e diciamo da quel materiale potevi fare un libro inchiesta, potevi fare un libro di stampo giornalistico, potevi fare un romanzo, cioè allontanare un po' dalla tua vicenda personale. Hai scelto una forma ibrida, e questo perché? Cos'è stato che ti ha spinto, o è nato così un po' dal materiale che avevi? Allora, il materiale era già abbastanza ibrido, però io
tendo molto a percorrere questo tipo di ibridazione tra registri e forme diverse dell'esposizione narrativa. E, mi sembra che tra l'altro oggi come oggi alcuni dei libri più interessanti, che, non solo in Italia ma anche all'estero, che, penso anche nella narrativa francese per esempio, che sono stati prodotti, hanno questo tipo di approccio ibrido, cioè sono da una parte un'inchiesta, dall'altra un memoir, dall'altra un'opera di fiction, dall'altra un'opera anche di saggistica, e mettendole tutte insieme, certo non potevo fare la saggistica in terza persona, no? E con tutte quelle marche di oggettività, di distanza, non avrebbe avuto l'impatto emotivo che il libro ha. Potevo fare il romanzo di finzione e non aveva l'impatto che dà il fatto di sapere che questa è una storia vera, cioè in prima persona, dove il protagonista è veramente il padre dell'autore. Quindi questo, se vogliamo, questo formato ibrido è anche la forza del libro, che è il romanzo più inchiesta, più fiction, più o autofiction, più saggistica. Parlavi di altri esempi in Francia, anche in Italia c'è anche una discussione su questa New Italian Epic, sì. Non è che voglio entrare nei dettagli, sì, letterari, sì. Però ti sei un po' ispirato a questa, diciamo, corrente letteraria, o è proprio il modo più indicato per raccontare oggi certe realtà e quindi quasi automaticamente si entra in... No, è stato molto automatico, perché in realtà questa corrente letteraria camminava già con me da tempo, perché io ero dentro per anni, dal 2005 sono stato dentro alla rivista Carmilla, dove scrivevano anche i Wu Ming, e poi hanno scritto il saggio sul New Italian Epic. Quindi non è che siamo andati, in realtà stiamo da tempo anche negli ultimi anni, poi siamo estremamente ibridando le nostre traiettorie di scrittura, ci frequentiamo e ci vediamo molto spesso nelle reti, per lo più dei centri sociali del centro nord, dove abbiamo dei percorsi di narrativa e di politica che si ibridano, ecco, per l'appunto. Quindi è venuto automatico, perché già eravamo all'interno di un cantiere aperto, e da questo cantiere aperto è emerso il saggio sul New Italian Epic, è emerso anche amianto. Poi c'erano anche delle opere che venivano lette, che venivano accolte all'estero, delle biografie che arrivavano dagli Stati Uniti, penso il saggio dei miei luoghi oscuri di Roy, anche narrativa tipo le biografie scritte da Carrère in Francia, cioè diciamo ci sono delle confluenze a livello globale, secondo me, di scrittura su questi percorsi. Tu hai tradotto anche Memoria di Osvaldo Bayer. Ho tradotto due o tre libri, sì, di Osvaldo Bayer, sì, esatto, che è uno storico. Quella esperienza ti ha anche un po'... Bayer è importante forse per altri libri che ho scritto, quelli più di tipo storico, per esempio ho scritto delle memorie di antifascisti, per quello lui mi ha fatto assolutamente da esempio. Lui è collegato a un'esperienza argentina, che è quella della no fiction, che si sviluppa negli anni 70 a partire anche dalle inchieste di tipo politico di un giornalista d'inchiesta che era Rodolfo Walsh, che poi è morto desaparecido, è stato ucciso dagli sgherri della dittatura militare argentina nel 77. E lui, in questo progetto di no fiction, che era fiction ma no fiction in qualche modo, già c'era l'ibridazione, se vuoi, fra le due. Lui lo faceva con l'inchiesta politica su casi, e questo elemento di inchiesta è in qualche maniera secondo me confluisce, perché Osvaldo Bayer era molto amico di Rodolfo Walsh ha lanciato l'ibridazione nel mondo latinoamericano, adesso è stata accolta molto in Messico, dove ci sono autori che usano le tecniche di scrittura di Rodolfo Walsh, per esempio, per raccontare nella forma del giornalismo narrativo, mettiamo la questione dei narcos messicani. Quindi ti direi che è un altro esempio di come questa ibridazione su un fronte latinoamericano
si sia sviluppata. Ecco, in genere si prende come esempio l'opera A sangue freddo di Truman Capote, però Rodolfo Walsh ha fatto con Operazione Massacro un libro molto, un tentativo di ibridazione efficacissimo, in anticipo pure di un paio d'anni rispetto al libro di Capote. Essendo latinoamericano era stata messa un po' da parte, però adesso è riconosciuto come il maestro di questa scrittura ibrida di giornalismo narrativo. Quindi sì, anche questa corrente latinoamericana ha influito, che io conosco per il mio lavoro di traduttore, ha influito nella maniera in cui scrivo. Dicevi che questo lavoro di inchiesta di tuo padre a un certo punto ti sei accorto che mostrava un aspetto dell'industrializzazione italiana e metteva bene in luce certe dinamiche all'interno dell'industria italiana. Ecco, magari puoi illustrarci un po' cosa hai scoperto in questo lavoro sul mondo industriale italiano. Sì, beh, innanzitutto ecco, la dinamica di mio padre racconta l'altra faccia della medaglia, ecco, e a un certo punto era un po' diffusa questa narrazione tossica in Italia qualche anno fa sui lavoratori che avevano lavorato nel boom economico, negli anni del boom, come se fossero stati dei privilegiati che avevano avuto una serie di privilegi e poi invece la nuova generazione del precariato doveva pagare lavorando a contratti ignobili. Era veramente una narrazione tossica, cioè, come dico, un modo per mascherare una guerra contro i lavoratori. E la realtà era che la generazione di mio padre aveva ottenuto quei diritti e era riuscita a strappare con le lotte sociali, e che questi diritti, appena le lotte sociali si erano attenuati, erano stati lentamente erosi, e che le sconfitte di quella generazione di lavoratori divennero la base per la disseminazione di nuovi contratti precari che avevano reso il lavoro così complesso e devastante per i lavoratori del presente. Quindi in realtà diciamo che le sconfitte degli uni diventavano la base per la comprensione delle sconfitte della generazione contemporanea. E, analizzando per esempio il lavoro di mio padre, avevo scoperto che per esempio l'altra formuletta è stata stavolta quella del popolo delle partite IVA che associamo ai lavoratori ai grafici del web. In realtà è stato fatto un tentativo con i metalmeccanici di metterli in partita IVA negli anni 80. Mio padre fu in una fase di ristrutturazione del settore petrolchimico. Lui lavorava per ditte in appalto che facevano per conto delle grandi imprese italiane del petrolchimico, facevano manutenzione, facevano i lavori sporchi in appalto sostanzialmente, e lui a un certo punto gli fu proposto di aprirsi partita IVA e di diventare artigiano, era la formula, però era una partita IVA simulata, anticipava il sistema delle finte partite IVA. Infatti lui ha retto alcuni anni e in questi anni ha lavorato sostanzialmente come lavoratore subalterno mascherato, e si è dovuto pagare tutto da solo la malattia, i contributi di pensione, tanto che alla fine si è reso conto che era una fregatura, è tornato a lavorare come lavoratore assunto subalterno, e tra l'altro l'ultima fattura aveva come artigiano strappato era nello stesso cantiere dove poi è rimasto a lavorare come subalterno. E la cosa interessante è che quegli anni, quando abbiamo ottenuto il riconoscimento professionale, quegli anni da partita IVA non gliel'hanno riconosciuti, perché probabilmente eri in autoimpresa e quindi ti assumevi il rischio per i danni che avevi diciamo inflitto al tuo corpo. Inoltre lui raccontava di là insomma dei casi di lavori non in sicurezza, realizzati non in sicurezza, non con impianti non a norma. Io ho trovato, c'è stata una fase quando lui era già anziano, che era impegnato come RSU, e sostanzialmente diceva che tante situazioni non erano a norma nei cantieri, che ai ragazzi più giovani non venivano nemmeno fornito tipo le protezioni antinfortunistiche necessarie, raccontava l'ingerenza e l'arroganza dei capocantieri all'interno del cantiere sempre più forte, in una fase in cui chiaramente un po' i sindacati erano meno presenti, meno forti, c'era meno impatto di lotte all'interno della fabbrica.
e questa situazione si, diciamo, era collegata anche con la dismissione industriale, nel senso che questi impianti costruiti negli anni 60, anche da lui in parte nuovi, 30 anni dopo erano ormai vecchi e non c'era più interesse da parte delle proprietà a fare manutenzione. L'interesse era svendere e il nuovo acquirente si comprava il buono e teneva magari la parte cattiva di lato, cercando di non acquistarla, non facevano le bonifiche, e queste situazioni sono diventate poi delle bombe ecologiche nel territorio, ecco. E questo era quello che raccontava, quindi di un panorama industriale in cui i diritti venivano erosi e gli impianti diventavano sempre più vecchi e non tenuti a regime come dovrebbe essere. Tra l'altro la storia degli impianti industriali racconta che diventano pericolosi quando non si fanno manutenzione. Il più grosso danno industriale del Novecento è quello di Bhopal del 1984, non era una fabbrica in funzione, era una fabbrica ferma, piena di agenti chimici, che nel momento in cui la manutenzione degli impianti è stata sospesa, questi agenti hanno iniziato a corrodere le strutture, sono entrati in conflitto, hanno creato una nube di cianuro tossica, ha creato una quantità di migliaia e migliaia di morti in una notte sola, ecco. Quindi la manutenzione è uno degli aspetti fondamentali che veniva meno in una situazione in cui le grandi proprietà industriali venivano messe all'asta per essere diffuse. Ormai gli altiforni in Italia si stanno spegnendo, i progetti industriali non sono mai chiari, non tengono conto dell'impatto ecologico ma solo dell'impatto economico, e la situazione è abbastanza preoccupante. La storia del tuo padre è anche un po' particolare per il fatto che si muoveva, sì, molto, aveva già quasi un profilo professionale molto flessibile. Sì, di già, sì, anticipa il precario di oggi, se vuoi. E questo mi sembra, la mia lettura, che ti ha permesso, forse meglio, se lui fosse stato un metalmeccanico col posto fisso, sì, di costruire, yes, anche una continuità generazionale, no, tra lui e te, cioè tu figlio di operaio che tenti... Verissimo. Scusa il termine, una scalata sociale in qualche modo. Sì, sì, sì. Però ti ritrovi sempre al punto di partenza. Sì. In qualche modo quello che tuo padre aveva. Verissimo. In altra forma. Verissimo. Il lavoro di mio padre mi ha permesso di sentirlo in empatia dal punto di vista di un precario della conoscenza, come io lavoro nell'industria editoriale, lui era un operaio della vecchia generazione, ma non era neanche l'operaio, come dicevi tu, di quello col posto fisso, diciamo l'operaio fordista che faceva il turno alla catena per 8 ore, era uno costretto a viaggiare da un punto all'altro, a inseguire un nomadismo di nuove, sempre alla ricerca di nuovi incarichi, come se vuoi, come sono io, con la differenza in quegli anni era impossibile rimanere fermi perché il lavoro lo incalzava da tutte le parti, per me non è così, devo proprio lottare per trovarlo. Però sì, effettivamente questo ha permesso di creare questa continuità e questo paragone, che è fondamentale perché appunto in queste retoriche della guerra fra poveri tendevano a metterci un po' a dire: ah, voi siete i lavoratori culturali, siete mal pagati, ma almeno fate un lavoro che vi piace. Tutte queste scuse, no? E invece la realtà è che anche i lavoratori, diciamo, quelli da martello e dell'industria pesante, avevano percorsi molto precari di nomadismo, erano poi simili a quelli della generazione successiva. Io addirittura nel libro tento un'associazione interessante fra il lavoro di mio nonno, il padre di mio padre, il lavoro di mio padre e quello che faccio io. Mio nonno era un muratore e lavorava a Cottimo, andava in bicicletta 15 km fino al cantiere, si faceva 8-10 ore di cantiere finché ce la faceva a Cottimo e poi tornava in bicicletta a casa, era durissima. Però aveva un'idea di progresso sociale, il figlio, lui aveva fatto solo elementari, il figlio, la generazione successiva, aveva fatto le scuole medie e aveva lavorato con tutta una serie di tutele e di diritti conquistati sul cantiere, sul campo, e una situazione quindi in cui questo progresso si era comunque già reso percepibile. Ecco, la terza generazione, la generazione successiva, quella in cui mi riconosco io, mi ritrovo a fare un lavoro culturale, quindi senza, diciamo, la fatica e gli agenti inquinanti del lavoro di mio padre o la fatica di mio nonno,
Però sono tornato al Cottimo, che è una dimensione, diciamo, che era sconosciuta a mio padre. Lui non lavorava mai a Cottimo, lavorava con sistemi, ogni ora era conteggiata, c'era cioè il sistema della trasferta che incideva, ogni chilometro di più di distanza da casa gli valeva un pezzetto di stipendio di più e così via. Io faccio il traduttore e sono pagato a cartelle, ogni cartelle sono 1500, 1700 o 2000 byte a seconda del tipo di contratto, quindi più byte, più tasti io pigio, premo sulla tastiera, più riesco a lavorare. Quando sono malato non faccio nulla, non guadagno nulla e così via. Quindi paradossalmente, vero, lavoro in campo culturale, ma il tipo di situazione professionale mia è più vicina a quella del muratore degli anni 50 che quella dell'operaio di fabbrica degli anni 70. Quindi il progresso è assolutamente... Quello che mi sembrava interessante, leggendo il tuo libro, è che facendo questa storia sulle generazioni all'interno della classe operaia, tu alla fine arrivi ad avere una visione diversa dell'industrializzazione italiana, di quello che è successo dopo il boom e di tutto questo. Sì, diciamo che... È una prospettiva molto lunga, che addirittura poi con altri libri vai nelle radici contadine. Sì, anche un po', diciamo che da una parte rispetto all'industria, da una parte io sono affascinato, dall'altra sono critico. Tutto il mio libro sta tra questo... su questo doppio binario, no? Per esempio mio padre era uno che era proprio appassionato dalle fabbriche, da piccolo mi portava a vederle, la domenica si andava a vedere le partite del calcio e poi ci fermavamo a vedere gli impianti industriali, mi spiegava come funzionava la turbina, cos'era l'alto forno e così via. E però ecco, cioè, si guardava le ciminiere, quanto erano alte, quanto erano grosse. Adesso negli anni anche lui forse secondo me un po' era sempre meno affascinato. E sì, percepiva sul suo corpo il peso dell'impatto di quei macchinari. E io sono attratto e le temo. A volte ne parlo come un drago di queste raffinerie, no? Quando le vedi di notte con tutte le luci accese, gli sbuffi di fumo o il gas che viene bruciato dalle torri di combustione, no? E come un drago che calpesta la popolazione che vive attorno e gli operai che stanno dentro a quelle strutture industriali. E altre volte sono affascinato perché attorno alle fabbriche c'è lavoro, un tempo erano luoghi anche di emancipazione, perché venivi dal mondo contadino dove il lavoro era sicuro, i soldi spesso non c'erano, lavoravi in autosussistenza, no? E andare in fabbrica voleva dire un salario, voleva dire la possibilità di avere soldi con cui facevi studiare la generazione successiva. Però ecco, innanzitutto a che prezzo, e poi adesso questo sembra sia abbastanza finito, diciamo. Secondo il libro, se posso esprimerlo così, anche la storia di una grande fregatura. Esatto, di una storia di una fregatura, esatto, proprio sì. Cioè, questo dico, no? Lo dico a un certo punto, dico che siamo stati fregati, ci hanno raccontato che avremmo potuto espanderci, che le fabbriche erano la sicurezza, si sarebbero allargate all'infinito, che sarebbe uscito sempre acciaio, che... Invece quell'acciaio alla fin fine ha prodotto polveri sottili, si sono infilati nei polmoni. Poi in fondo delle persone vivevano accanto alle fabbriche, erano poi gli stessi scelti più subalterni in genere, ecco. E non che io abbia formule per uscire dalla crisi economica o dalla sussistenza di questi distretti industriali in crisi, ecco. Però, se però col tuo libro ti sei anche innestato, penso, consapevolmente in certe lotte politiche, sociali. Sì, quella sull'amianto è quella più forte forse, perché è una di quelle più toccanti anche che abbiamo. E anche una, direi, di quelle che quasi è stata una vittoria, la lotta contro l'Eternit di Casale Monferrato è stato un simbolo in qualche maniera che ha creato poi dei legami molto forti con comitati in Francia, in Spagna, in Inghilterra, osservatori che sono venuti dal Brasile, dove ancora il logo Eternit è utilizzato, dove l'amianto ha ancora lavorato. E umanamente lì c'è una situazione molto particolare, perché c'è questa una cittadina molto piccola che in maniera conviviale ha messo in campo una forte class action di tipo legale, ma che ha implicato poi una mobilitazione di base, che significa fare assemblee, trovarsi, invece persone anziane che invece di stare in casa a guardare la TV si ritrovavano in sale pubbliche per discutere su quale strategia adottare, per fare interventi di micro consapevolezza nelle scuole, per esempio, per preparare volantini quando alcune erano persone con una bassa scolarità, non avevano mai fatto niente di così complesso.
E quindi insomma è stato un esempio di una lotta creata dal basso e molto importante, per quanto poi un po' frustrata dalla sentenza della Cassazione che ha dato la prescrizione per l'imputato. Tra l'altro il processo adesso sta ripartendo, e a breve si saprà se ci sarà il rinvio a giudizio, quindi in realtà è una lotta che sta continuando, ecco. E quella è forse stata per me il tipo di lotta popolare a più forte impatto emotivo. Perché mio padre ha anche lavorato per un periodo a Casale Monferrato, molto breve, proprio gli anni in cui sono stato concepito io, era quell'anno lì del 72. E poi perché ho trovato delle persone con cui ho, diciamo, mi sono trovato molto bene, diciamo, seguendole di volta in volta, per situazioni processuali o per eventi, quello è stato molto molto forte. Oggi è molto bassa purtroppo anche la conflittualità degli operai, anche di situazioni tipo le chiusure. È stato chiuso l'alto forno di Piombino, c'è stato un nuovo acquisto, per esempio, era il secondo produttore di acciaio in Italia e oggi ci sono migliaia di lavoratori in situazione di cassa integrazione, non è chiaro quale se verranno richiamati, non è chiaro il progetto industriale della nuova proprietà che si parla della costruzione di un forno elettrico, cioè la tendenza che sembra molto sia quella di spostare diciamo la grande industria in Asia, per lo più in Asia o in America Latina, e poi muovere le merci attraverso la logistica e i porti attraverso il Mediterraneo o l'Europa del Nord. Quindi sembra che in realtà sono progetti globali in cui è difficile ragionare guardando Piombino o Taranto, perché sono flussi molto più grandi di noi. È difficile, ecco. Sembra che, sto andando un po' fuori, così l'osservatore un po' esterno, sembra che le lotte che tengono e che hanno una resistenza sul lungo periodo sono comunque lotte che sono molto legate a un territorio, a una comunità, che non sono le classiche lotte sindacali. Sì, quello in parte sì, direi di sì. Però per esempio quella lotta di Casale Monferrato è realizzata da persone che vengono da un passato sindacale, che hanno in qualche maniera condiviso, diciamo, un sapere realizzato in anni di sindacalismo e le hanno poi, lo hanno socializzato con le vedove magari degli operai che non avevano esperienze di volantinaggi o di... Io ho conosciuto delle persone ammalate che a Casale Monferrato negli ultimi giorni, prima ancora di fermarsi nel letto, però andavano in bicicletta e volantinavano. Dici quando due o tre minuti io direi che ci sono tante cose, però se preferisci prendere fiato prima di... Ma per me possiamo chiudere qui e partire di là, va bene, no? Sì, se mi fanno un caffè prima di partire, sì, meglio, se no ti... Però penso io... ne hai il materiale, insomma. Ne ho, sarei ancora andato un po' verso, sì, il... No, se vabbè, ce n'è almeno un'altra che pensi sia importante. Beh, mi interessava anche un po' il lavoro che hai fatto oltre l'amianto, cioè questa ricostruzione non so cosa stai lavorando ora, ho letto solo la piccola controstoria popolare. Ah, però sì. Che vai quasi, non so se l'espressione è giusta, ricostruisci una mitologia operaia, sì, quasi come creare una storia alternativa.